sono Diana, che parlo. Pronto? Sì. Sono Alvin. 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 Alvin, sì. Da dove? Di Roma, abito in Pariola. Roma? Sì. Dimmi la tua data di nascita. 14-6. Sì. 71. 71? Sì, sono ricco. Devo poi vendere auto usate. Cioè, praticamente ti spiego, no? Sì. Cioè, mio papà ritira le macchine incidentate, le aggiusta e il cliente ci dice che sono nuove, no? No, e io volevo sapere se lei nelle carte mi vede più come un venditore di auto, come vuole il mio papà. Sì? O è meglio che mi butto nella scuola? Forse nella scuola. Sì, perché io abito in Pariola a Roma, no? E sì. Mio papà vuole che esco solo con le ragazze che abitano in Pariola. Io invece mi sono innamorato di una ragazza che sta a Tor Bella Monaca. Allora, cosa vogliamo vedere prima, per le ragazze o per il lavoro? Prima per le ragazze, perché io ci ho mandato un'email, no? A questa qua, antonia@libero.it. Sì. C'è scritto: ciao Antonia, sono Elvan. Sì. Non so se ti ricordi di me. Sono quello che ci siamo baciati in discoteca alla festa mascherata. Sì, io ero vestito da funghetto e tu da crocerossiera. Sì, e come fa a ricordare? Forse non ti ricorderai bene di me perché avevi bevuto tanta sangria. Ah, ho capito. Io invece mi ricordo che ci siamo dato un bacio e avrei voluto stringerti a me, ma non ho potuto perché avevo le braccia nell'imbarcatura del fungo. Se mi vuoi incontrare, scrivimi un'email a Elvin et Parioli et Libero et Lounge et Mutifutti.it. Ho capito. Allora io ti chiedo, no, se come la vedi questo email, se ce la invio, se non ce la invio. Cioè, se c'è la risposta? Infatti. Sì. Dimmi dove devo alzare, in alto, in basso, in centro. In bacio. Ecco, vediamo subito. A fare carte in diretta. Come sta ragazza, vede tutta questa faccenda. Bene. Bene, velocemente avrai la risposta. Sì. Ma molto velocemente. Sì, sì. Guarda, io vedo non solo che ci sarà questa risposta, ma vedo che ci sarà un incontro tra te. Ah, Antonia. Sì, tra Antonia e te ci sarà questo incontro. Sì, ma lei abita a Tor Della Monaca, mio papà non vuole che vado con la gente che non è di Pariole. Va bene, ma cosa c'è di male se qualcuno non è di Parioli, no? Ah, è vero. Che sia una cosa... Ma cosa stai facendo, È vero. Aspetti un attimo, papà, sono al telefono con la maga come fa sempre la mamma. Guardi, non ci può telefonare tutti i giorni alla maga. Ma va, che la vita non è mica fatta di previsioni. La vita va vissuta nel reale. Giusto. Ciao, passa chi la cornetta un attimo, va. Pronto? Pronto, sì. Pronto, salve. Mi scusi per mio figlio, ma c'ha 19 anni e ancora un po' un pirla, mi sa. Senta. Mi dica. Non è cortesemente che mi potrebbe guardare se mi va bene il lavoro? No. Sì, certamente, che un attimo che prendo le carte di lavoro. Però. Io vendo le macchine. A proposito, se le interessa, ho degli ottimi usati garantiti. No, sì. No, lei per caso ci interessa la macchina? Ma io compro le macchine nuove, devo dire questo. Brava. Devo dire che compro le macchine nuove sempre, no? Ah, ma guardi che le mie macchine usate sono come quelle nuove, Sì, guardi, ci credo, però io preferisco prendere una nuova completamente. Ma non lo so, comunque se passa da Roma, passa dentro nel mio autosalone, vedrà che sono tutte macchine nuove, E dove sta il suo salone? Qui ai Parioli. Ah, Parioli proprio. L'autosalone Alvin. Già dal nome. Perfetto. Mi fai ridere. Mi dica dove devo alzare, in alto, in basso, in centro, per vedere per il lavoro. Ecco. In alto. In alto. Lei sul lavoro cosa vuole sapere con precisione? Se vanno bene gli affari, ad esempio, ecco, se fanno tanti incidenti, perché io lavoro con le macchine incidentate. No. Ciao, belli.